La polizza di tutela legale. Nella vita privata, in vacanza, al lavoro, in auto, può caderti di subire un danno oppure di cagionare involontariamente un danno, con spiacevoli conseguenze dal punto di vista economico e personale. Può capitare che il tuo cane morda qualcuno, oppure che tu sia morso da un cane. Potresti essere la vittima di un incidente stradale, oppure esserne la causa. Può esserti attribuita la responsabilità di un infortunio in cantiere in qualità di CSE o DL. Per affrontare gli imprevisti con serenità, è importante poter sempre contare su un avvocato esperto per risolvere le controversie nel più breve tempo possibile con la massima soddisfazione. Ma l'assistenza di un legale ha costi onerosi e quasi mai preventivamente quantificabili. La soluzione è stipulare la tutela legale, la polizza in cui l'assicuratore prende in carico le spese legali che potresti dover sostenere non solo per difenderti, ma anche per ottenere un risarcimento di danni subiti. Garanzia molto interessante per non dover rinunciare al tentativo di far valere i tuoi diritti per il timore delle spese legali. È prevista una polizza per ogni ambito, per la vita privata, per la professione, per la circolazione stradale. Stipulale subito, costano poco. L'intermediario con cui stipuli la tutela legale può essere il medesimo con cui fai l'RC, ma le compagnie devono essere diverse, altrimenti non potrai avere la consulenza di un avvocato che faccia valere il tuo diritto ad un equo risarcimento. È un problema di conflitto di interesse. L'ambito di operatività della polizza di tutela legale, senz'altro più importante, è quello penale. Al giorno d'oggi, commettere un reato è molto più facile di quanto tu possa immaginare. Pensa ad esempio alla diffamazione, reato in cui può incorrere ingenuamente anche tuo figlio, di cui sei responsabile. Il mio era nel gruppo WhatsApp Tutti contro Paola, una bambina della classe che si era resa antipatica, i cui genitori, dopo aver letto i messaggi, ci hanno querelato. E nel ruolo di CSE, basta un infortunio con prognosi superiore a 40 giorni per doverti difendere per il reato di lesioni colpose. Per scegliere la polizza di tutela legale più rispondente alle tue esigenze, devi verificare tante cose. Quali spese e quali casi sono coperti? Quando la polizza è operativa? Se è previsto il rimborso delle spese legali man mano che le sostieni o a sentenza? Ti consiglio pertanto di affidarti ad un intermediario esperto, così come ti affidi al medico e al meccanico.